3, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 6, 4, 7, 6, 9, 7, 8, 8 9, 5, 10. Mentre alcune strade di Roma continuano ad essere invase dai rifiuti perché la raccolta va a rilento, l'azienda a partecipazione pubblica che se ne occupa, l'AMA, sigla un accordo con i dipendenti che riconosce un premio produttività a quelli che si ammalano meno. Li chiamano incentivi per ridurre l'assenteismo. È come essere premiati per fare il proprio dovere? No, si dà un riconoscimento, siccome è un premio che è legato agli obiettivi conseguiti, noi pensiamo che chi è stato più presente e ha svolto un lavoro più gravoso ha contribuito di più al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Ma se le strade sono comunque sporche? Le strade sono comunque sporche, non perché è colpa dei lavoratori, ma perché mancano gli impianti e non ci sono i mezzi. L'assenteismo a Roma, all'AMA, è del 15%, a Napoli è del 6%, dovremmo interrogarci su questo dato. La presenza pesa sul 40% del premio. Un dipendente che fa meno del 4,7% di assenze avrà 250 euro l'anno in più. Come se si potesse scegliere se ammalarsi o meno. Ma quanto costa complessivamente la manovra? L'operazione costa per l'azienda circa 5 milioni. Benissimo, assumiamo 150 giovani. Abbiamo chiesto un'intervista ai dirigenti AMA, ma non abbiamo avuto riscontro. I netturbini a cui proviamo ad avvicinarci non vogliono parlare per timore di ripercussioni. Dio la ragi, topi. Lavoro in AMA da 26 anni, faccio l'autista mezzi pesanti. In questo accordo si penalizza l'infortunio, ad esempio, si penalizza la malattia. Hanno assicurato quantomeno ben il 150 euro di premio di risultato ai distaccati sindacali. Che però non puliscono le strade. No, assolutamente. In centro incrociamo pochi mezzi al lavoro, mentre il dipendente di un negozio spazza il marciapiede da solo. Quindi noi dovremmo essere venuti tutti i giorni, visto che ci alziamo tutti i giorni per andare al lavoro. Magari non tutti sono così, ma la maggior parte credo che se ne approfitti di avere un posto fisso e non sono controllati.